Vi proponiamo ora un breve estratto dei momenti migliori della giornata di ieri con le voci dei protagonisti, dei vecchi, nuovi coordinatori e dei personaggi che hanno partecipato all'Assemblea dei Giovani Padani. Mi dicono che l'elezione del nuovo coordinatore nazionale lombardo è sul filo del rasoio, perché il candidato unico Simone Parigi ha parecchi concorrenti, quindi hanno preparato le schede per votare, però se vogliamo evitare di fare le italianate e risparmiare tempo, secondo me io lascio all'applauso della sala la scelta del nuovo coordinatore nazionale. E se la sala è d'accordo con più calore, altrimenti Simone si rifiuta, se la sala è d'accordo con più calore, vieni qua Simone. Abbiamo scelto il nuovo coordinatore nazionale dei Giovani Padani della Lombardia, il bocca al lupo e sono cazzi tuoi dall'inizio alla fine. Grazie. Questo Stato è fallito. L'Europa di cui parlavamo prima è vecchia e noi siamo giovani. L'Italia è fallita. Io non mi sento fallito. Voi vi sentite dei falliti? E allora forse l'unica cosa che possiamo fare è prendere in mano il nostro futuro e prenderci il nostro spazio. Il nostro spazio nel futuro si chiama indipendenza e per arrivarci dovremo avere il coraggio di disobbedire. Siamo sul palco il candidato al coordinamento federale della MGP, Matteo Mognaschi. Vi do veramente appuntamento da domani, prendiamoci stasera libera, diciamo, però da domani per cominciare a lavorare, a ritornare a lavorare sul territorio, a non fermarci anche nei momenti difficili. Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti certamente non di festa come questo, ma momenti anche più difficili e più duri, ma nei momenti difficili in cui si vede chi ci crede e chi rimane e invece chi si volta e scappa. Io spero di rimanere con tutti voi fianco a fianco a combattere. Grazie. Chiudo e Matteo me ne vado in pensione. Chiudo con questa frase di un grande rivoluzionario: la gioventù deve fare esattamente ciò che pensa, l'importante è che non smettiate mai di essere giovani, e io aggiungo giovani padani. Grazie amici, libertà! Lombardia lì. Signore, 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 signore. L'incarico davvero che mi aspetta è sicuramente oneroso e ci metterò davvero tutto il mio tempo, tutto il mio impegno, tutto il mio entusiasmo, perché di entusiasmo davvero dobbiamo averne tante per le battaglie che ci devono portare avanti per il futuro. Con voi, con tutti voi, quindi grazie davvero, grazie per quello che avete fatto, grazie a Diego, grazie a Matteo Salvini, grazie a Roberto Maroni, grazie alla Lega che ci ha uniti tutti oggi e ci unirà sempre, e quindi andiamo avanti con un unico obiettivo, l'indipendenza della Lombardia, e proseguiamo assieme in questo cammino stupendo. Grazie, grazie a voi. Grazie Simone, e prima di dare... Ho deciso qualche minuto fa, è una decisione che non ho ancora comunicato a nessuno, ma ho deciso dopo aver sentito, dopo avervi ascoltato, che vorrei che
il nuovo coordinatore federale dei giovani facesse parte della segreteria federale, facesse parte della segreteria politica federale. I poteri conferitimi dallo statuto ti nomino vice segretario federale.